Per Sorrento Valdiano, ventesima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Le squadre agli ordini del signor Castropignano di Ercolano sta per iniziare la gara. In questo istante sono partiti il Valdiano con Fagiano Esposito Casella, della femmina Bate Squitieri, I Soldi Farano, delle donne Limatole Galdi. In panchina Tortora Apparenza, Chianese, D'Arienzo, Giordano, D'Alto e Cibele. Allenatore Criscuolo, il Sorrento replica con Pezzella, Cioffi, Bolzan, Vitiello, Amendola, Terracciano, Esposito Lauri, Fontanarosa, Vitale, Favetta e Marcucci. In panchina Santaniello, Raimondi, Lamura, Serrapica, Savarese, Paradisone e Scarpa. L'allenatore Coppola. Ecco, c'è un angolo, un corto, c'è questo schema sul secondo palo. Attenzione, c'è la parata di Pezzella sul tiro di Abate. Uno schema predisposto dalla formazione ospite. Il verticalizza per Vitale. Vitale difende per il pallone, in aria Vitale, il suo destro. E c'è Abate che mette in calcio d'assaggio. Poi commette fallo e qui scatta la munizione giusta, devo dire, di Amendola, che ha sbagliato il passaggio. Una gara vista qui con la Palmese e ora se ne va Limatola, proprio l'ex Palmese. Lato corto dell'area, mette in aria, c'è questo tiro che sfiora il palo da parte di Soldi, vicinissimo il Valdiano al vantaggio. Attenzione, il Valdiano in attacco, I Soldi solo e Cioffi è bravo a fermare l'avversario. Sorrento in grossa difficoltà. Alza lo sguardo, il suo traversone. In testa Vitale, il pallone sfiora il palo. Questa è la prima occasione del davvero corposa del Sorrento per passare in vantaggio. Pisa predisposta questa limitata contro la Rosa, sull'alto, poi Marcucci il suo destro, il pallone termina sul fondo, anzi sulla traversa, anzi il numero 4, la sua profondità favorisce Marcucci. Fontanarosa il suo destro, rete! Grandissimo gol di Fontanarosa dai 22 metri. Di collo pieno la palla si è inzaccata all'incrocio dei pali al 34esimo, al primo tiro in porta il Sorrento passa con un grandissimo gol. Bandierina, poi Vitale in aria, il destro svirgola completamente la battuta e termina sul fondo. Ecco la battuta e c'è, sfiora il gol il Valdiano con Squitieri, il pallone sibila sulla trasversale, parte della femmina, carica il destro direttamente in porta, la deviazione della barriera e il pallone della femmina con numero 18 Cibele. Limatola per delle donne, va in aria, vediamo cosa decide il direttore, lascia proseguire, Scarpa deve evitare inutili polemiche, l'arbitro non ha segnato rigore e bene evitare ammonizioni. Grazie di Amendola e c'è l'espulsione. E qui l'arbitro ha attuato due pesi e due misure, Amendola è stato ammonito, numerico dal minuto 76. E in aria Savarese, il pallone verso Vitale, non ci arriva, in scivolata per un soffio, per la deviazione vincente che avrebbe chiuso la partita. Cronometro sono 4 minuti di recupero decretati dal direttore di gara Castro Pignano di Ercolano. Intervento di Lamura e in questo istante l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Il Sorrento porta a casa la vittoria 1-0, Fontanarosa 34esimo, ma devo dire che soprattutto nel primo tempo il Valdiano ha giocato sicuramente meglio del Sorrento, la squadra di casa da rivedere dopo la brillante prestazione di 15 giorni fa con la Palmese, quest'oggi decisamente un passo indietro degli uomini in maglia gialla, ma l'importante è aver preso i tre. Ribadisco il finale da Sorrento.
Il Sorrento ha battuto il Baldiano 1-0 al 34esimo a Fontana Rosa. Grazie a tutti dell'attenzione e un buon proseguimento di sera.